Così, la mattina seguente si presentava il lato su via 20 settembre dell'ambasciata britannica in Roma, scena di uno dei più misteriosi gialli politico-terroristici di questo turbolento dopoguerra. La vicina Porta Pia, memore della storica breccia del 70, sembra dire che la sua, a paragone con questa, era una semplice sbucciatura. I funzionari della polizia italiana gareggiano di acume e di zelo coi più celebri investigatori delle polizie alleate. Sconosciuti acquirenti di valigie, passaggi e soste di ermetiche auto, arresti e rilasci strategici, fino al colpo di scena dell'Irgun, l'organizzazione terroristica ebraica che si autoaccusa versando giallo sul giallo.